Ciao ragazzi, sono qui a Piazza Navona, vedete l'obelisco, la fontana dei quattro fiumi, la chiesa di Sant'Agnese, però sto qui per raccontarvi un fattarello, un aneddoto che riguarda questa faccetta che sta piazzata su questo palazzo. Sono altezza il numero 34 di Piazza Navona, eccola qui. Dice, che c'è sta a fare sta faccetta qua? Allora bisogna andare al periodo di Sisto V. Sisto V è uno dei pontefici più duri che ha avuto Roma come Papa Re. C'aveva un vizio, questo Papa, di uscire la sera e di vestirsi come popolano e passare tra la gente e andare nelle bettole per sentire cosa dicesse la gente su di lui, sul modo del suo governo. Una sera venne qui in Piazza Navona e andò in un'osteria, proprio in questa, qui sotto c'era l'osteria come tuttora ci stanno. E c'è stava l'oste, il proprietario, che ce l'aveva con il Papa perché c'è stato un aumento della tassa sulla mescita dei vini. Però questo oste era abbastanza critico, molto critico, anzi violento, diceva un sacco di parolacce nei confronti del Papa. Lui lo ascoltò e il giorno dopo che fece? Mandò le guardie e lo fece arrestare per lesa maestà. Arrestare, condannare a morte e decapitare. Questa faccetta l'hanno messa lì i colleghi dell'oste e gli altri titolari delle trattorie per, diciamo, ricordo del povero oste e come monito di non parlare troppo malamente del governo e del Papa in carica. Eccolo qua. Un saluto da me, dal povero oste che ci ha rimesso la capoccia, da Piazza Navona e dalla faccetta. Ciao a tutti!